Ciao a tutti, aspettiamo solo i soliti 30 secondi e poi partiamo. Ok, buongiorno a tutti. Grazie per partecipare come sempre al webinar sugli aggiornamenti del prodotto di Pricelabs. Eh, sono Alessandro, consulente per l'Italia. Allora, vediamo cosa abbiamo eh, come novità dell'ultimo periodo. Quindi, ci sono, ci sono dei miglioramenti per eh, i profili di permanenza minima, di mid stay, che sono più accessibili e si trovano adesso in varie, in varie, in vari, in varie configurazioni dal, dai quali si possono creare. Abbiamo migliorato e attualizzato il filtraggio e le funzionalità della pagina di Multicalendario. Adesso c'è la possibilità di creare le dashboard per 10.000 appartamenti. Prima era per 1.000, 5.000 e adesso infine 10.000 alloggi intorno appunto ad un epicentro. E abbiamo varie integrazioni nuove eh, con dei nuovi PMS. Allora, profili di soggiorno minimo migliorati per velocizzare l'occupazione, massimizzare i ricavi e evitare eh, costosi errori umani. Ok, adesso ci sono tre modi per creare i profili. Andiamo a, vede andiamo a vedere eh, dove si trovano. Allora, prima per capirci, si, tro si trovavano qua, cioè si creava, si creava il profilo di permanenza minima, create profile, gli si dava un nome, eccetera, veniva listato qua. E successivamente quando andavamo a livello di gruppo o a livello di listing a, ad aggiungere ehm, il eh, volevamo aggiungere il profilo andavamo appunto nel, nel profilo stagionale creavamo 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 una stagione e eh, quindi poi potevamo scegliere da qual profilo Inoltre abbiamo introdotto questa, questa differenza tra percentuale fisso dove si nota appunto se è, il profilo stagionale avrà delle modifiche percentuali o fisse, inserendo nel caso di percentuale un, una percentuale nello slot, e in caso di fix un, un simbolo del menzionato currency. Quindi dovrebbe aiutare ad evitare, diciamo, degli errori di confusione tra, tra una cosa e l'altra. Quindi esatto, prima i profili si creavano, dove abbiamo visto Min Stay profile. E si assegnavano eh, direttamente alla stagione da qua dopo averla creata. Che okay, creavamo la stagione di nuovo per ripassare. Qua c'è l'ultima colonna dove trovate tutti i profili. Adesso, come novità, si possono creare direttamente dalla stagione. Quindi, c'è questo Create Profile: si possono creare direttamente da qua e verranno autopopolati, diciamo nel profilo stagionale, e inoltre verranno menzionati nella lista. Oppure si possono creare sotto l'interfaccia di gruppi stay se vado a... Uh, 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 esatto, create profile, lo posso creare anche da qua e lo stesso lo trovate a livello di listing. Quindi se vado sul listing, boom, uh, quando vado a creare il Mi Stay, trovo anche qua la possibilità di creare il profilo per averlo un po' più, diciamo, un po' più dinamico, un po' più agile da, da creare, da trovare, da inserire. Questa è una novità perché è stato richiesto che era un po', diciamo, eh, complicava un po' andare da una parte all'altra, creare il profilo da una parte e assegnarlo, adesso si può creare direttamente da dove si assegna. Questa è la, è la prima novità di questo periodo. Dopodiché uh, 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 abbiamo raccomandazioni di soggiorno minimo migliorate, rileva le, de le deviazioni per stagione e ti dice come e quando legolarle. Quindi andiamo a vedere co di cosa si tratta. Come sapete, noi abbiamo uno strumento soprattutto per le location nuove. Se acquisite proprietà in nuove location e volete un suggerimento su quale potrebbe essere un, un profilo di meal stay che funzioni per quella location specifica, potete utilizzare il nostro tool. Quindi, Setting Suggestions Available, uh, uh, selezionate il tool. Normalmente è short term, a meno che non vogliate destinare una proprietà al, al mid term. Ci short, short term, go, e mi dice che in questo, in questo mercato specifico ehm, Price suggerirebbe di lavorare con sette notti, aprire gli Orphan da 1 a 6 notti come seconda priorità, lavorare last minute da qua due giorni di due notti Minstay, da qua sei notti appunto di tre notti Minstay, e da qua o 29 notti lavorare con un minstay di sei, e far out sempre di sette. Adesso la novità è che si vede una proiezione nel, 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 praticamente per, per, per le stagioni nelle quali si dovrebbe apportare, PriceLab suggerisce una modifica a questo profilo, nel senso che questo profilo, se lo accettiamo, Apply and Customize, applicherebbe come regola generale. Se poi vogliamo creare, come suggerito, delle, delle stagioni, potremmo assegnargli a questi, a questi mesi specifici un profilo come questo che viene qua. Quindi si tratterebbe di creare un secondo profilo, riprodurre cosa suggerisce PriceLabs e assegnarlo ai mesi in questione. Questa è una novità prima non si poteva vedere. Okay? Quindi seconda novità sul strumento di suggerimento sulle permanenze minime. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Cos Ok, semplifica l'esperienza nel multicalendario, soprattutto per gli, gli utenti con tante proprietà. Questo potrebbe essere comodo. Le personalizzazioni e le regolazioni di dati specifiche vengono trasferite. Trova questa opzione nel pulsante a tre punti. Qui sono disponibili anche i dati del vicinato e il pezzo di suggerimento. Andiamo a vedere. Allora, i nostri usuari con utenti con, con, più, con tanti listing, con portafogli molto ampli, generalmente lavorano soprattutto nel multicalendar perché gli permette di avere tutti i listing in una unica facciata. Ok. Eh, si può aggiungere fino a 160 listing. Noi consigliamo sempre 30 40, perché poi oltre a questo potrebbe eh, comunque eh, verificare delle, una lentezza nel caricamento. Ok. Allora, novità si riferisce a questo. Allora, come sapete, prima di tutto si possono aggiungere varie, varie colonne, come per esempio tags. Voglio aggiungere anche il prezzo massimo, eccetera, per una questione di visualizzazione. Ok. Eh, la novità eh, si riferisce a questi tre puntini, quindi puoi fare un sync now direttamente dall'appartamento da qua o un semi refresh da qua, vedere gli override che l'appartamento in questione ha, aggiungere un override direttamente da questi tre puntini, eh, hai lo strumento del di aiuto del prezzo base direttamente da qua e neighbor data anche, quindi se siete su multicalendario e volete vedere i dati del vicinato, lo potete fare direttamente cliccando su, su questa interfaccia. Okay. Chi, chi ha pochi listing o portafogli più, più piccoli può continuare a lavorare comunque dal menu principale, ma per chi ha portafogli più grandi gli viene comodo usare multicalendar, adesso ha tutte le opzioni anche da qua praticamente. Quindi hotel data, la nuova, la nuova configurazione sui prezzi degli hotel che abbiamo aggiunto, eccetera. Ok, qua c'è la possibilità di aggiungere una nota, per esempio, per voi per ricordarvi, se volete fare diciamo qualche modifica futura o avete fatto delle modifiche e volete ricordarvi il perché, ve la segnala in rosso. Ok, quindi piccola modifica qua al multicalendar che però è molto utile e che permette di lavorare dalla singola videata. Inoltre si può creare un calendario customizzato, passare per mese per mese, ma poi si può anche dire OK, voglio i prezzi dall'1 di luglio. Al, questo non c'è il calendario aperto ma per esempio al 28 di, di settembre e quindi la selezione non sarà più mese per mese ma sarà per questo periodo se poi io voglio resettare le impostazioni del calendario vado su reset calendar inoltre potrete anche applicare il mapping direttamente dal multicalendario il mapping come sempre Ricordandolo, è questa logica per la quale si associano due appartamenti e si crea tipo un sistema di multi unit dove si ha un genitore e un figlio, dove il figlio copia i prezzi e le impostazioni dal genitore. Questo, prima di tutto, corrisponde a un guadagno, cioè un risparmio nei confronti del nostro costo. E numero due si, si lavora solo su, sul genitore e non si lavora più sul, sul listing associato. E, il mapping si può attuare solo quando due listing utilizzano gli stessi prezzi e sono nella stessa ubicazione o hanno un piccolo o alcuni metri, diciamo, di differenza, non troppi. Comunque, la novità è che si può fare tutto questo dal, da, direttamente dal multicalendar. Andiamo a vedere cos'altro. Ok, migliora la tua conoscenza del mercato con il piano Market Dashboard di 10.000 proprietà. Okay. Come dicevo, il, ma, per ripetere, il market dashboard è praticamente delle dashboard di mercato che vengono sviluppate intorno ad un epicentro che si aggiunge quando si crea la dashboard. Prima si vedevano mille o cinque listing intorno ad un appartamento, mentre adesso se ne vedono fino a 10.000. Ha un costo superiore, costa 39 dollari, ma permette di osservare un mercato. Per esempio a Milano ci sono un totale, di, mi di 15 16000 appartamenti. Si può vedere due terzi della città, mentre prima si poteva vedere un terzo. Quindi si può creare eh, un, uno o più comp set dentro un gruppo da 10.000, invece di creare tante dashboard. E alla fine, se crei due dashboard da 5.000 o una da 10.000, più o meno lo stesso costo, eh, eh non, diciamo, se però poi dovete crearne una terza, vi converrebbe quella da 10.000 e creare dei comp set dentro quella da 10.000. Quindi dati estesi, eccetera, analisi di mercato più completa e confronti più dettagliati. Andiamo a vedere un attimo come, come sarebbe la situazione. Market Dashboard. Come sempre vado su Create Dashboard. Aspetta nel frattempo, fatemi caricare questa di Roma. Vado su Create Dashboard, seleziono appunto un, un, un indirizzo, un epicentro dal quale voglio che la mia dashboard si sviluppi. Come raggio radius io consiglio sempre di mettere il massimo che sono 50 km. 50 km vuol dire che praticamente il raggio è 50 km, ma se gli appartamenti, se i 1.000, 5.000 o 10.000 appartamenti sono prima, si raggiungono prima di raggiungere 50 km, ovviamente il raggio sarà il, fino all'appartamento più lontano di questo gruppo di 5-10.000. Io suggerisco di mettere sempre il massimo perché nel caso non lo sia, Comunque prendiamo tutto a cosa riusciamo a livello di listing e poi creiamo dei gruppi di competenza. Adesso farò un piccolo ripasso su come crearli. Dopodiché abbiamo inoltre questa, questa opzione che è un'opzione che è su richiesta. Non è un'opzione che voi vedrete per default, a meno che alcuni utenti che vedo connessi possibilmente l'abbiamo già aggiunta, ma per altri non è per default. Quindi, qua dà la possibilità di selezionare bedroom range, quindi il numero di stanze da letto, per dire non voglio che mi prenda dalle, da, dalla stanza al 20 bedroom, bensì voglio che mi prenda dal 2. Al, a, al 4 bedroom per esempio di conseguenza questi 1000 5000 il raggio sarà più largo perché già stiamo togliendo le categorie più piccole e più grandi stiamo analizzando solo determinate categorie e riusciremo ad arrivare ad un'ampiezza un del raggio più ampia ovviamente se volete che vi venga aggiunta questa posizione contattate il supporto dalla chat in basso a destra loro allora ve la lo aggiungo una questione di un minuto o mi scrivete a me quindi esatto, qua mi dice dove è l'epicentro. Quando vado su continue, qua mi dà praticamente l'opzione di aggiungere un nome e di aggiungere appunto una valuta. E poi mi chiede: esatto, io do un nome, prendo la valuta, ovviamente ognuno sceglie la sua valuta, nel nostro caso euro. E poi qua dove si sceglie appunto quella da 1000, da 5000, da 10000. Se si vuole scaricare quella da 10000 alla grande, l'unica che. E ci mette un pelino di più a caricare. Spesso ci mette anche tipo 10 minuti a caricare, perché ovviamente sta caricando dati per 10.000 listing e ci vuole un attimo di più. Genera i dashboard, inizia a caricarla e riceverete poi una mail quando questa sarà completata. Vediamone una insieme da 10.000. Questa è una dashboard che ho creato da 10.000 che prende da studio a 10 bedroom. Taglia fuori oltre 10 bedroom, anche se sono pochi, ma qualcuno ce n'è a Roma, e, e le stanze. Okay, per capirci nella città di Roma, che ha una densità altissima di listings, stiamo prendendo un osservatorio di questo tipo. Ok, vado a zoomare così vi rendete conto di qual è la densità di Roma, che è brutale perché, per esempio, ci sono in una unica isolato una decina di listing in media o anche di più. Quindi posso vedere il rosso, il rosso è più, più cari e il verde è chiaro più economici. Cliccando su uno di loro mi ridireziona al listing di Airbnb. Che okay, adesso ripassiamo un secondo ehm, solo come creare i concept. Praticamente, se io ho, sto acquisendo un nuovo listing a Roma, ok. In Roma non è il mio mercato. Per esempio, sto acquisendo un nuovo listing. Ho contattato un proprietario e voglio fare una stima di quanto questo listing potrebbe produrre. Ovviamente, guardare tutto il mercato ha senso fino a un certo punto. Sarebbe ottimo se io posso filtrare questi appartamenti e avere l'analisi solo su questi in relazione all'immobile che sto acquisendo. Di conseguenza, come, come, filtrare, come si fa per filtrare? Si utilizza questa tabella. Ok, si va su Generate Compset, gli do un nome. E gli dico: Ok, vorrei tutti i listing che hanno più di 4 stelle, per esempio. Quindi uso il segno maggiore, spazio 4, invio e solo mi prendo dei 4 in su. Quelli che hanno più di 100 review. Quindi eravamo a 100 pagine da 10. Eh, scusate, mille pagine da 10 eh, a 10.000 e adesso siamo scesi a 256 pagine da 10, quindi siamo a 200, più o meno a 2.560 listing filtrati. E poi gli dico, ok, vorrei quelli che hanno un prezzo superiore, a un prezzo medio superiore a 100 euro e eh, voglio aggiungere anche estimated occupancy, un'altra un colonna e dirgli, ok, tutti i listing che hanno un'occupazione superiore al 30%, per esempio. Ok, una volta che ho creato il mio filtraggio, faccio invio, faccio select all, e nel mio, mio comp set ho filtrato 1960 listing, secondo questi criteri. E non sono più 10, su, su un bucket 10.000 hanno filtrato 1960. Quindi vado, ho detto solo un nome che non ci sia ancora, vado su generate comp e in due minuti mi dovrei trovare il mio comp set generato da qua. Ok, adesso, perfetto, confermo. Eccolo qua, perfetto. Scelgo il compset che ho dato un nome, che ho creato, apply filters e adesso tutti i numeri, tutta l'analisi viene applicata su, su questo compset specifico, che potrebbe essere quello di un appartamento che voglio acquisire o quello di un appartamento delle caratteristiche simili al mio che voglio confrontare con il mio per capire come sto andando in relazione al mercato. Quindi esatto. Eh, ci sono vari dati, vari dati: revenue, ref, occupancy, ADR, eccetera. Un sacco di dati da osservare. E alla fine si può scaricare un PDF dove apparirà il vostro logo che voi potrete presentare ad un proprietario con il quale state parlando, del quale iniziare, con il quale volete iniziare a lavorare insieme. Ok, quindi questo. Più che altro la grossa novità è appunto avere il dashboard a 10.000 che permettono di avere un osservatorio superiore. Ok, questo più o meno è tutto di, di, di questa sessione di, di aggiornamenti. È, è stato un po' più breve questa volta. Ci sono delle integrazioni con i nuovi PMS che non lavorano però in Italia, ma comunque li menziono nel caso in cui. cioè non lavorano tanto in Italia, ma comunque ve li menziono in caso in cui possano tornare utili. Pomiro, Osti, Logitech e Vbook. Ok, quindi per, per oggi più o meno è questo. Non so se avete qualche domanda, volentieri, volentieri rispondo. Può essere anche qualsiasi altra cosa. Ok, non, non vedo domande, grazie a tutti. Um, ci risentiamo allora la prossima. Oggi è stata abbastanza breve, ma la prossima mi sa che avremo un po, di, un po' più di novità, un po' più potenti. Grazie e buona giornata a tutti.